Allora, buonasera a tutti, siamo qui al Caffè Letterario di Via Ostiense 95 e siamo qui in questa sede perché appunto si porta avanti un progetto importante, il progetto di Oltretutto Radio, e ne parliamo con la fondatrice Anna Crecco. Buonasera Anna. Buonasera, buonasera Riccardo. Allora, parliamo di questo bel progetto, di questa bella serata che deve mettere al centro dell'attenzione un problema molto importante, no? Che riguarda soprattutto la popolazione infantile. Assolutamente. Beh, ideato sì, diciamo, da me insieme alla Parent Project, che è l'associazione che si occupa della Duchenne, i bambini che purtroppo sono colpiti dalla Duchenne e le loro famiglie. L'associazione è nata in America, ma ne parlerà proprio dopo Roberto Zoffoli, appunto, della Parent Project. Questa sera c'è una serata qui al Caffè Letterario, dove ci sono alcuni artisti che hanno aderito a questa iniziativa. Sì. Prego. E quindi, che dire, speriamo che il pubblico faccia delle donazioni, perché questo evento è finalizzato proprio ad aiutare questa associazione. Allora, Oltretutto Radio è una bella realtà, che insomma è una realtà giovane e piena, diciamo, di tanto talento, di tanti buoni propositi. Come nasce questa idea di Oltretutto Web? Ma la radio, diciamo che io sono stata quasi catapultata nel mondo radiofonico in qualità di designer, perché moltissimi miei committenti mi dicevano: sei un genio, e io dico quello che mi dicevano e che mi dicono, e quindi ci sono molte persone che parlano in radio, ma che poi in realtà, cioè, tu inventi, tu fai stare bene la gente che vive nei tuoi ambienti, devo dirlo, alcuni sono usciti dalla depressione per il giusto utilizzo dei colori, perché il colore è fondamentale, la cromoterapia in senso lato. Beh, detto quindi, da un designer, giustamente, insomma, mi sembra adeguato. E quindi mi hanno detto: tu dovresti veramente parlare in radio, perché la cerchia delle amicizie si restringe. E non volevo saperne, perché non ho mai saputo recitare, neanche a scuola, assolutamente. Lo posso dire, sono anche dislessica, quindi per me qualsiasi copione non esiste, ma non per snob, proprio perché non riesco a leggere oltre quattro righe. E quindi è la mente che poi elabora, è la mente, sarà un dono sicuramente. E quindi poi mi sono innamorata della radio, appunto, andando, essendo ospite in diverse radio nazionali in qualità di designer, e la gente voleva sentirmi di più. Abbiamo iniziato con i 5 minuti, poi chiamavano in redazione e dicevano che coloravo le giornate. Vabbè, parlo di colori. Di conseguenza hanno gli editori mi hanno voluto di più, quindi dai 5 minuti siamo passati al quarto d'ora e alla mezz'ora. Quindi piano piano questo tempo si è dilatato. Sì, mi piaceva elargire sorriso, felicità. Ad un certo punto però mia mamma si ammalò e io non riuscivo più a suscitare questo tipo di emozione, ma piuttosto inquietudine, perché dicevano: ma cosa è successo ad Anna Crecco? Dalla mia voce intuivano, al che ho detto: non mi piace suscitare malinconia, e quindi ho stoppato, ho detto no, mi sono fermata. Poi tante persone, tanti attori, tanti cantanti hanno dato il loro contributo. No, dicevano: devi continuare, perché non apri una web radio? E piano piano, con grande fatica, è nata Oltretutto Radio. Quindi questa avventura è partita. Sì, e devo dire che è una grande soddisfazione, perché... Soprattutto una bella realtà. È una bella realtà, perché mi piace renderla utile,
anche per queste finalità. Certo. E poi la musica l'ho sempre detto, occupandomi, come ho detto prima, anche di colore. Che è un po' la colonna sonora della nostra vita, il la musica. Il colore è musica, e la musica colora la vita, e io devo molto anche alla musica perché è una delle mie massime muse ispiratrice. Quindi la radio regala musica. Quindi vuol dire che la sua giornata è scandita dalla musica, Anna? Abbastanza. Penso che la musica sia un po' la cornice di tutti noi, perché è così. E poi abbiamo diverse postazioni, abbiamo una postazione a Cagliari diretta dall'ingegner Gianni Casale, abbiamo una postazione dentro il carcere di Rebibbia, diretta dal commissario nonché direttore artistico del teatro all'interno di essa, Luigi Giannelli. Abbiamo, adesso non vorrei dimenticare problema, qualcuno, però ne abbiamo diversi. Mi stanno chiamando sul palco, ringraziamo Anna Crecco per questo suo contributo. Anna, in bocca al lupo per questa avventura. Grazie. Ciao.